Avete mai provato a conquistare un avamposto a mani nude o solo con una mazza da baseball? Ora lo potete fare con questi superpoteri, specialmente quello che vi aumenta la forza e permette di lanciare i nemici in aria. In questo video vi farò vedere come funziona e come sfruttarli al meglio. Cliccate mi piace per aiutare gli altri a trovarlo e andiamo! Sicuramente avete già visto i potenziamenti delle abilità nella seconda pagina della ruota delle armi. In questo menu sono presenti quattro sostanze differenti che migliorano le capacità del personaggio in modi diversi. Fast aumenta la velocità di corsa, superpotenza vi fa sentire fortissimi, sopravvivenza estrema vi trasforma in un carro armato aumentando tantissimo la salute, e cacciatore supremo, di cui parlerò più tardi. Ora, la cosa divertente è che potete usarli tutti insieme. Usate Fast per passare da un nemico all'altro e superpotenza per lanciarli in aria. Se con l'arrivo dei rinforzi vi trovate in difficoltà, attivando sopravvivenza estrema eliminate il problema della salute. Vi consiglio di aspettare di attivare quest'ultimo a meno che non siete circondati, perché la durata di questo effetto è minore rispetto agli altri. Mentre correte in giro ad uccidere i nemici a destra e a sinistra con la mazza da baseball, tenete premuto il tasto attacco per caricare il corpo e farli volare ancora più lontano. Torniamo al potenziamento cacciatore estremo che ci aiuta con la caccia. Questo marca tutti gli animali che ci sono nelle vicinanze e fa scappare i predatori. Se avete guardato il mio video su come fare i soldi facili e veloci, dove vi mostro queste località sulla mappa, sapete già che ci sono molti bisonti qui. E se attivate i superpoteri potete fare questo. Con queste sostanze potete rendere il processo ancora più veloce, perché ogni animale ucciso in questo modo vi darà fino a 4 pelli, se avete il tratto giusto. Date un'occhiata al mio video su 7 tratti da sbloccare prima possibile per avere le abilità più importanti. Quindi, per avere i superpoteri vi serviranno gli ingredienti giusti. Questi sono visualizzati se selezionate uno dei potenziamenti. Potete trovarli in giro o saccheggiando i nemici. Alcune piante hanno un'icona sulla mappa, che indica la zona dove potete raccoglierle. C'è anche un metodo per diminuire il numero di risorse necessarie per creare queste sostanze. Basta andare da Aaron Twig Kirby, che vi darà una serie di prove per testarne gli effetti. Una volta completate, diminuirà il numero di risorse richieste per fabbricare fast e superpotenza. Significa più pozioni e meno risorse. Iscrivetevi per altri trucchi e consigli come questo, cliccate mi piace per supportare il canale e se avete qualche domanda o proposta scrivetela nei commenti. Qui Sasha e basta, e ciao!